Volti e corpi di donna che parlano una lingua poetica, ogni verso è cucito sulla trama di un disegno. E Versi randagi, la raccolta di poesie di Alex Cannavale e Miriam Piro. Un connubio di forme espressive, di parole e immagini, scaturito da un proficuo incontro di ferite aperte per giungere al coraggio di una rinnovata fiducia nella bellezza. E Versi randagi, libro di Alex Cannavale e Miriam Piro. Rappresenta una società frammentata e accelerata fino all'esasperazione in cui ci si ritrova sempre più spesso incastrati nella condizione di randagi. Una raccolta di poesie dal nome Versi randagi, perché? L'idea era quella di far sì che attraverso questa passione per la bellezza, in qualche maniera ricercata e declinata attraverso varie forme espressive, si potessero dare dei piccoli segnali di bene per una serie di persone che in dati momenti della propria vita si possano trovare in condizioni di marginalizzazione. Ma l'intento del libro è quello di additare la bellezza come obiettivo finale e quindi attraverso i versi, attraverso i disegni, indicare una via per trovare nell'espressione artistica una valorizzazione anche delle esperienze negative che si possono attraversare nelle proprie esistenze. Ma racconti anche di qualche esperienza personale? Sì, infatti il punto di partenza emotivo di questa scrittura è stato la presa di coscienza di come in date condizioni molti di noi abbiano quelli che Curzio Malaparte definiva gli occhi del cane, cioè intraprendono un po' quel percorso che li rende avulsi dal proprio contesto. È un po' la percezione del fuggiasco, quella di chi è in fuga per salvarsi la vita e ha una diversa attenzione al dettaglio, al particolare che lo circonda. Che finalità ha questo progetto? Allora, il progetto ha anche un risvolto sociale, in quanto andrà a supportare e promuovere l'attività di Amo Puglia, un'associazione di volontariato che si occupa di malati oncologici. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani.